Fashion Music TV. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Fashion Music TV. Ciao Domingo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che sono all'ascolto. Questo è un venerdì speciale perché siamo alla quinta puntata. Bene Domingo caro, allora io ti presento il primo disco, è un nostro, sempre il nostro producer della Amazon Technolab ed è Tony Deledda da Riccione con Deluxe. Buon ascolto. Mike Atom, DJ. Antico Domingo. Sei contento che è venerdì? Sono sempre contento quando è venerdì. Mi ricordo che quando si parte il venerdì si torna poi il lunedì. E ritorneremo a fare questi weekend con tutti gli amici. Ricordatevi di mettere mi piace alla pagina Fashion Music TV. Fashion Music TV. Visto che belli sfondi che abbiamo oggi, Max. Il nostro cameraman si è superato proprio. Facciamo il giro del mondo con le spiagge più belle. È vero, è vero. La Amazon Technolab è quasi in vacanza. On the road. Sta avendo un dischetto successo. Mi piace. Abbiamo dei buoni feedback. Poi oggi avremo un ospite che ci parlerà anche di questi feedback. Sì, in effetti. Bene, ti mixo il brano e poi ti dico chi è. This is an action, nudging her legs farther apart. As you approach her mid thigh, she knew. This is an action. That the smell of saliva stroked skin, wet nylons, and perfume. And this is an action between her legs, and it rose to his nostrils as surely as the steam. This is an action. This is an action. Un bel melodic techno. Sta entrando in testa questa melodica. Questa è For a Feeling Artbat Remix. Camel Fat. Senti che sonorità. Sempre questi sequencer che comandano, praticamente hanno un navigator che li guida. Fashion Music TV.
sembra un film. Già con questi paesaggi mi sento già in vacanza. Si tendono a creare molta atmosfera, se hai notato, eh? Sempre di più. La voce. Questo è il problema della pista: quando va via tutto, la gente comincia a muovere le mani, guardare il cielo. Io dico sempre: guardiamo in alto. Poi arrivano i fasci di luce, arrivano gli effetti. La famosa enfasi. Questa è la pausa enfasi. Ti faccio sentire la pausa e poi ti cambio il brano. Vai, Mike Hatton. Preghiera, preghiera. È sempre tutto mistico. Stiamo entrando in un'era. Ricordiamo agli amici che siamo in diretta alla Mazum Techno Lab. Mike Hatton, Antico Domingo, Fashion Music TV. 1000 miles A2Z. Sembra la sigla di un volo, A2Z. Il volo con cui è arrivato il nostro... ospite. Il nostro ospite, esatto. Si sta preparando, l'ho visto di là adesso. Vedi, io vorrei essere qua. Amici, iscrivetevi al canale e sarete super. Fashion Music TV. Pausoni, eh? Sì, queste pause dove ci sono i suoni che rimbalzano.
poi gioca molto il volume, perché ragazzi, quando del dance floor suona questo pezzo, dovete calcolare che c'è una potenza che vi entra e vi fa muovere. Perciò alzate il volume e ballate con noi. Questi cambi in velocità, Mike Atom. Vederlo mixare dal vivo è un'emozione, bravissimo. Adesso ti porto un gin tonic, che sei stato veramente bravo. Ti presento Sharam. È un pezzo del 2014, questo, meraviglioso. Questo pezzo c'ha una onda sotto che... Questo è stato fatto da un iraniano di 51 anni. Che vive a Washington e si chiama Sharam. Ha una onda bassa, però mi sta vibrando la schiena. Il brano è Trippy. Te l'ho portato apposta perché è una bomba atomica e quando lo suono conosco le dinamiche di questi dischi e ti dico che questo basso ha un doppio basso, praticamente si chiama onda bassa, che fa muovere praticamente gli scogli. Se siete al mare e lo mettete in spiaggia, questo disco vi farà muovere la scogliera. Bello gioco di parole. Mi piace anche il passo, che è molto semplice ma efficace, proprio che segue la linea del sequencer, è quadrato e melodico. Se avete la zia che è un po' così ferma, fatevi ascoltare questo disco in cuffia e vedrete si muove in velocità. Allora Domi, io ti presenterò poi il prossimo disco e poi presentiamo l'ospite, va bene? Benissimo. Ci tengo a metterti un altro bombolone così almeno. Esatto. Fashion Music TV. Noi balliamo sempre, noi DJ sono una molla. In console ci muoviamo, o muove la gamba o muove il braccio, perché bisogna sempre tenere il tempo. Senti cosa ti ho portato. Arriva piano piano. Ti presento Cyrus D. Mokba. Mokba. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale Fashion Music TV, Mazun Technolab, venerdì sera. Benvenuti. Ci piace. We'll be right back.
ce la faccio a stare fermo, continuo a muovermi. Anche il nostro ospite si sta muovendo. Comunque io andrei a presentarlo, Domi. Allora, sei pronto? Lo facciamo entrare. Ecco a voi, signore e signori, Massimo Mastella. Ciao Max. Fashion Music TV. Allora, avvicinati bene al microfono. Ciao amici, benvenuti a Fashion Music TV. Eccolo, è lui l'uomo, l'uomo dei mille misteri, l'uomo delle risorse, l'uomo che pesca nel caschetto, cos'è, nel cappello magico, lui è un po' come il pifferaio magico, lui dice stasera vi porto un DJ, vi porto un suono. È vero o no? È un po' l'ufficio di ricerca e sviluppo, dai. Praticamente siamo nel laboratorio, lui è il laboratorio portatile. Lui arriva e ti dice c'ho questo intuito. Poi viene dal DJ e dice cosa ne pensi di questa idea. Tu ti alimenti normalmente, giusto? O hai un cibo particolare? Diciamo che mi faccio aiutare dalle vitamine, esatto. Le vitamine. Già la musica è una vitamina A, poi c'è la vitamina B, c'è la vitamina C e poi c'è la vitamina D, che è la vitamina della dominga. La vitamina è la M, quella dei mine. Allora, raccontaci un po' cosa sta succedendo nel mondo della discografia. Qua siamo molto affiatati nella ricerca e nello sviluppo di sonorità e talenti. Ma che talenti ci sono nuovi? Come faccio io a sapere se uno è bravo o no? Lo possiamo interpretare dalle mode, dal modo di vestirsi, dagli abbigliamenti, da tutto quello che è bellezza. Ma come produzioni, il DJ, cosa che deve dare, cosa deve esprimere? Deve essere sicuramente energico e alternativo. Ma conta la palestra per un DJ? Sempre, sport, sempre. Noi abbiamo Mike Hutton che... Dopo vi dico una cosa di Mike Hutton. Lui è maestro. Io quando lo vedo lo saluto così, senza inizio. Grande, grande. Allora oggi abbiamo l'occasione di poter così avere qualche news dal mondo della notte, della discografia. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa bolle in pentola? Io con Mike Hutton abbiamo preso lo spunto di lanciare un messaggio di ambientalismo anche. Ah, con la signorina Greta Thunberg, mi ricordo che siete in classifica con questo brano. Sì, l'idea è venuta a me, a Mike Hutton, e abbiamo messo insieme, diciamo, queste sonorità, abbiamo creato una nuova traccia che ci ha dato soddisfazione. Molto bella, difatti le radio la stanno passando perché sono sensibili a quello che è l'ambiente, perciò il suo, diciamo, segnale l'ha dato in modo chiaro. In effetti volevo dire che ce la stanno passando un sacco nelle radio di Olanda, Francia e Germania. Sì, perché lì loro hanno molto smaltimento lì. Ve la faccio ascoltare, ragazzi. Domi, abbassa pure. Il brano si chiama Strike, è Mike Hutton e Massimo Mastella. Super. Già la sigla, io ho visto il video e devo dire che è molto bello, con queste immagini. Il video è molto forte, d'impatto. Vi consiglio di guardarlo. Mike Hutton, Greta Thunberg, Strike. Fashion Music TV. Ti presenterò la Greta Thunberg. Sei contento? Ci terrei molto. My message is that we'll be watching you. Watching you. It's all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, il ritmo è quello giusto. È un ritmo garban. Infatti mi sono sempre chiesto come mai questo andamento lento. Un
ritmo garbato che accarezza, è un tocco. Ma mi piace perché ricorda le sonorità. Garbato ma forte. Bravi. Ti dico che gira anche a meno BPM, solo che per questioni di mixaggio l'ho mandato un po' più veloce. Fashion Music TV. Lo farei remixare a Mike Oldfield. Cosa dici, Massimo? Potrebbe essere l'autore adeguato. Anche perché lui di queste melodie ne sa assai. Comunque, in esclusiva vi dico già che abbiamo dei remix pronti che usciranno a breve. Ma non vi svelo anche l'ho da chi. Segreti. Fashion Music TV. La magia, la magia. La magia di Mike Hatton. Grazie ragazzi, siete sempre molto gentili. Quando c'è il sound, c'è il sound. Posso dirti che quando l'abbiamo finita ci è venuta la pelle d'oca, vero? Anche un po' la lacrimuccia quasi quasi, quando l'abbiamo finito nel vero senso della parola. Emozionante, ma il pezzo è veramente emozionante. Ci ha emozionato. È un bel messaggio, eh? Abbiamo cercato di darlo con la musica. Bravo Max. È un SOS al pianeta. Save our souls. Strike Mike Hatton. Volevo fartela io la domanda, questo brano veramente durerà nel tempo, fino a quando non avremo risolto un po' l'inquinamento? Questo dovrebbe essere la sigla, il leitmotiv, giusto? Pensa Domingo che questo disco l'abbiamo fatto uscire in piena pandemia, in pieno lockdown, 25 di aprile. Mi ricordo. Fashion Music TV. Andate a guardarvi il video. Mike Hatton, Greta Thunberg, Strike. Ok, adesso diventiamo più aggressivi però, eh? Allora salutiamo Massimo. Ciao amici. A presto, ci vediamo ancora su Fashion Music TV alla Amazon Technolab. Buon lavoro e a presto. Ciao. Ciao Max, grazie. Ciao, grazie. Bene Domingo, ripartiamo. Grazie, grazie a tutti. Ti porto in Ungheria ora. Il suono è più secco qua, eh. Siamo... Sai che poi divento aggressivo, no? Mi piace quando aumenti la velocità e diventi yes. Proprio autoscontro. Questo qui è Belocca, ungherese, 20 anni sulla scena, spacca di brutto in tutto il mondo. Fa collaborazioni con un sacco di DJ e ha sfoderato questa piccola bomba.
c'è un levara che arriva sottile, proprio così. No. Il brano si chiama Under Pressure. Mi piacciono queste sequenze, hanno qualcosa che Under Pressure ti tira dentro. Ricordo un po' la prima Acid. Sale, sale. Mi piacciono i DJ quando suonano che fanno le smorfie. Urlo libero. Fashion Music TV. Ragazzi, siete alla quinta puntata di Mazzon Technolab. Cosa arriva adesso? È un susseguirsi di mix uno dietro l'altro. Mike Atom. Big e Dan Granular. Senti qua. E anche questo è massiccio. Loro sono due mastini della techno proprio. Siamo abituati a sentire suoni con una certa dinamica, perciò riconosciamo, potrei dire anche come hanno fatto a farli, perché conosco perfettamente questi suoni. Ricordo un po' i suoni dei Chemical Brothers, molto molto attenuati, ma la pasta è quella. Oggi siamo black, total black. Anche perché diciamo la verità, il vero DJ è sempre vestito di nero. Allora, caro Domingo, intanto ragazzi, buon venerdì, iscrivetevi al canale Fashion Music TV. Il prossimo brano è La Regina di Napoli. Uè. Anzi, salutiamo tutti gli amici napoletani della Campania. Arriva direttamente da Scampia e il prossimo brano è di Deborah De Luca. Wow! Un portabandiera italiano nel vero senso della parola. Salutiamo la Deborah. Ciao Deborah.
l'ho messo così proprio a sfumata, eh? Sei stato bravissimo, che anche è veramente perché, bello. Esatto. Understanding. Deborah gira tutto il mondo, veramente il portabandiera techno italiano. E noi siamo orgogliosi di mettere i brani della nostra Italia. Fashion Music TV. Deborah De Luca. Vedo già la gente qua, così. Pelle d'oca, eh? Sì, perché poi ad alto volume... Sì, sembra una cassa così buttata lì, ma credetemi, quando spinge 100.000 watt, solo la cassa... E lo sappiamo bene. Vi muove veramente tutto il corpo. Poi questa ha un po' di reverbero. Vedete, i tetti delle case si stanno spostando. Oggi abbiamo anche il disco storico, vero? Ma magari tra poco parte, magari. Ancora un paio di brani. Qualche brano e poi avremo disco story. Mike Atom. Antico Domingo. Amazon Technolab. Fashion Music TV. Sovrapposizione proprio sincronizza i due suoni. Fabrication Dust Pig. Anche perché non basta mettere a tempo, perché bisogna usare anche la stessa armonia, cioè ci sono tanti metodi. Ti piace? Devo dire che quando metti questi brani, io adesso subito accenderei il mega impianto Mazum e suonerei fuori ad altissimo volume. Gli occhi, vedi un film, ti immagini zone metropolitane, spazi, mari in tempesta. Bene il venerdì sera, no? Io penso che prima di uscire di casa, se guardi la nostra trasmissione, ti carichi un poco. Il bello è che poi te la puoi guardare quando vuoi. Puoi dire agli amici iscriviti alla pagina. Metti mi piace. Qui c'è il volo di gabbiano. Vieni,
sa che siamo quasi in chiusura, vero? Posso metterti anche il disco storico, forse. Prepara il disco storico. Mike Atom. Fashion Music TV. Cosa ci hai preparato per oggi? Dimmi, Mike. Caro Domingo, ti ho portato un pezzone del 1993. Ci piace. Arriva direttamente dal Belgio. Ai tempi ha spaccato alla grande proprio. E non ci sarà bisogno neanche di presentartelo, te lo presento dopo. Guarda, abbasso la musica. Voglio sapere una... ecco, e voglio... faccio partire. Bravo. Il brano. Ecco, solo dalle prime note ho già capito. Questo è stato un mio primo disco. Tra l'altro l'ho messo una notte in un locale famoso di Brescia. E il proprietario mi ha guardato e mi ha detto: non mettermi più questi dischi perché mi va via la gente. Da allora ho capito che questo disco spaccava. Mi sembra che è Capricorn. E quindi l'hai presentato benissimo, dal 1993, Capricorn. 20 Hertz. Questo è il venerdì sera, Fashion Music TV. Mi ricordo che quando è uscito sembrava un disco che veniva dall'Oriente, poi sono arrivate le percussioni e da lì il mondo è cambiato. Spero di averti fatto divertire, Domingo. Quando c'è Mike Atom in console, il tempo non esiste. Pista assicurato. È stata una manna per tutti i DJ. Tra l'altro c'ho questo campione originale, è una batucada brasilera. Ricordi DJ Hero? Quando c'è Capricorn e ci sono questi sfondi meravigliosi, la puntata è passata in un modo così molto piacevole e velocemente. Infatti direi che siamo ai saluti, in pratica. Bene, vi ricordo di mettere mi piace alla pagina, iscrivetevi alla pagina, perché questa è Fashion Music TV con il Mazzon Techno Lab. Lui è Mike Atom. Lui è Antico Domingo. Venerdì, super per tutti, buon weekend. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao a tutti, buon weekend a tutti, grazie.